È cresciuta la raccolta contributiva, cresce l'occupazione, ma anche il reddito di cittadinanza per i mononuclei del 65%, dati presenti nel rendiconto sociale Abruzzo 2021, presentato dall'INPS in relazione al terzo quadrimestre 2021. La scelta di fornire i dati e metterli a disposizione anche dei governanti è molto importante, perché l'istituto è una miniera di dati per il welfare territoriale. La raccolta contributiva è stata di circa 1,6 milioni di euro, il totale dei flussi finanziari in uscita di 6,75 miliardi, il divario retributivo di genere nel privato è ancora marcato, con quello delle donne inferiore. L'INPS ha fotografato anche la situazione delle aziende in Abruzzo nel settore privato, con 38.806 aziende attive con dipendenti. L'aumento delle entrate da contribuzione è dovuto alla riduzione delle sospensive contributive causa Covid, all'aumento dell'occupazione e alla gestione separata. Incisiva anche l'azione per il contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva, con oltre 400 accertamenti, 24.000 lavoratori in nero, 87,1 milioni di contributi evasi accertati lordi. Ovviamente molto spazio al numero delle pensioni, 414.000 circa, nel settore privato. Si è parlato anche dell'assegno unico a sostegno della famiglia. Sul piano dell'entrata contributiva abbiamo sicuramente una crescita rispetto al 2020 e questo è soprattutto dovuto alla, sicuramente alla non sospensione, cioè la fine delle sospensioni della raccolta contributiva, ma anche alle buone politiche di occupazione che si è fatto con la legge di bilancio del 2011. A proposito di povertà, del reddito di cittadinanza, che vede un aumento esponenziale, un aumento forte dei nuclei destinatari del reddito di cittadinanza e soprattutto la composizione di questi nuclei è di monocomponente, cioè si è sviluppato enormemente, i nuclei sono aumentati ma sono nuclei di un solo componente. L'INPS oggi va sempre più verso una maggiore digitalizzazione, come affermato dal direttore generale INPS Vincenzo Caridi. L'istituto sta puntando molto sull'innovazione, ma come un servizio che è a favore dei cittadini, senza dimenticare che ci sono dei cittadini che non sono nati digitali, per cui l'innovazione per IMSS non è soltanto una modifica del strumento tecnologico, ma è un ricambiamento del processo del servizio rivolto all'istituto. Quindi l'istituto punterà sempre di più alla prossimità del servizio e quindi a dare dei servizi sì digitali ma vicini al cittadino.